Bentrovato, ti presento il Martirio di San Matteo, celebre opera di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. La tradizione narra che l'apostolo Matteo, una volta giunto in Etiopia, avrebbe spinto alla conversione il re Egippo dopo aver fatto risorgere miracolosamente suo figlio. Alla morte del re gli successe sul trono il fratello Irtaco, che desiderava in sposa Ifigenia, che era la figlia di Egippo. Avendo però la ragazza scelto nel suo cuore di consacrarsi totalmente al Signore, rifiuta la proposta di Irtaco. E allora quest'ultimo si rivolge a Matteo perché la persuadesse. Il santo lo invitò a partecipare a una santa messa, a una predica. E durante la messa, appunto, l'apostolo consacra Ifigenia, sposa di Cristo, e afferma che questo voto non può essere sciolto da nessuno, non può essere infranto. A questo punto Irtaco si sente tradito, si sente umiliato e desidera la vendetta. E allora assolve un sicario perché uccida il santo, perché faccia fuori il santo. Ed è proprio questa la vicenda narrata da Michelangelo Merisi. La scena è ambientata in una chiesa, si vede sullo sfondo infatti un altare con una croce davanti. E su quest'altare poggia una candela accesa, la puoi vedere qui in alto. In primo piano invece si vede il fonte battesimale e alcuni catecumeni ancora che indossano solo il perizoma perché sono stati da poco appena battezzati dal santo. Sulla sinistra del quadro invece si vede un personaggio riccamente vestito con un copricapo piumato, molto probabilmente è proprio Irtaco, cioè colui che ha fatto uccidere Matteo. E lui vediamo che con la sua mano sta rifoderando la spada, perché lui non è colui che ha ucciso direttamente l'apostolo, ma è il mandante. Infatti, se noti, la spada del sicario, qui in primo piano che adesso vedremo, non è altro che il prolungamento della spada di Irtaco, quindi è come se lui avesse realizzato l'efferrato omicidio, appunto, anche se attraverso un mandante. Nella scena concitata si vede l'anziano apostolo vestito con abiti sacerdotali disteso per terra, mentre il giovane sicario lo sta trattenendo e lo sta finendo con la spada. La scena si sviluppa concentricamente attorno ai due protagonisti principali. Diverse persone si ritraggono inorridite al gesto dell'aguzzino, che sembra, come puoi vedere come è vestito, anche lui un catecumeno, e questo è un dettaglio che contribuisce ancora di più all'orrore della scena, allo sgomento sul volto dei personaggi. Infatti l'aguzzino si è camuffato da catecumeno per poter indisturbato avvicinare Matteo e così poterlo uccidere. Il sicario, come puoi vedere, è un personaggio bello, forte, giovane e armato, e lui sta sovrastando la vittima, che invece è ai suoi piedi, è debole, distesa per terra, anziano. Questa iconografia, questa immagine richiama molto da vicino quella che è un'altra storia di omicidio, vale a dire la morte di Abele, l'uccisione di Abele per mano di Caino. E questo qui, appunto, Caravaggio, citando questo topos iconografico, non vuol fare altro che evocare l'eterno combattimento tra il bene e il male. In questo caso sembra che sia il male a dominare, a vincere, cioè il forte ad avere la meglio sul più debole. E come spesso avviene anche nella società. Il volto del sicario ha un volto che richiama quello della Gorgone Medusa, simbolo del male. E questo è un espediente che ha utilizzato Caravaggio perché vuole rappresentare nel sicario il concetto di perfezione. Abbiamo visto che è bello e giovane, che però è corrotto dal male. Il male però diviene causa della sua sconfitta, perché non fa altro che distruggere se stesso con le proprie azioni, per cui alla fine in realtà il vero vincitore è proprio quello che sembra sconfitto, vale a dire Matteo. Infatti un angelo che piove letteralmente dall'alto, sostenuto da una nuvola, sta per consegnare una palma all'apostolo Matteo. La palma è simbolo di testimonianza, di martirio, ma è soprattutto simbolo di vittoria, come ricorda il libro dell'Apocalisse.
stavano in piedi davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani. Sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Non avranno più fame, né li colpirà il sole, perché l'agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. L'apostolo Matteo con una mano sta toccando l'acqua che poco prima ha utilizzato per battezzare i catecumeni, con l'altra mano invece sta cercando di afferrare la palma che gli è offerta dall'angelo. E come puoi vedere, la sua posizione richiama proprio l'immagine della croce. Questo a dire la sua disponibilità a seguire fino alla fine, fino al sacrificio, fino alla morte, il suo maestro, cioè Gesù. Il Matteo è vestito con una veste bianca, simbolo della grazia del battesimo che lui, appunto, come dicevamo, ha amministrato ai catecumeni, e simbolo anche di purezza. Poi ha un cingolo annodato alla vita, questo è il simbolo della virtù, del dominio di sé, e poi ha una stola che invece è simbolo di immortalità. Straordinario è il bambino che fugge sullo sfondo terrorizzato, presumibilmente si tratta di un chierichetto. Sulla sinistra invece vi sono sei individui in abiti tipici del tempo del Caravaggio che osservano la scena, e tra questi forse c'è proprio l'autoritratto del Caravaggio che guarda con tristezza, con sgomento, la violenza che si sviluppa appunto al centro del quadro. I personaggi complessivi della scena, se li conti, vedrai che sono 13. Caravaggio probabilmente vuole alludere al tradimento di Giuda, infatti i 13 sono 12 apostoli più Gesù. E tradimento di Giuda e alla fuga di tutti gli altri apostoli. Infatti il sicario, come abbiamo detto, al centro tradisce la fiducia di Matteo, si intrufola tra i catecumeni per desideroso di ricevere il battesimo, in realtà per uccidere Matteo in maniera inosservata, inattesa. Degli altri però la cosa impressionante è che nessuno interviene, nessuno si ribella, c'è un personaggio con le braccia aperte, inorridito, ma in realtà non fa nulla per salvare, per liberare l'anziano sacerdote. Tutti si limitano ad essere inorriditi o addirittura a fuggire. Come dicevamo, sull'altare c'è una candela accesa che nel nostro contesto diviene simbolo della fede e rimanda alle parole di Gesù: voi siete la luce del mondo. Non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Chiaramente questo è un commento alla vita di San Matteo, ma lo vuole essere anche uno stimolo per la tua vita. Qualunque essa sia, ricordati che possiedi una grande dignità, possiedi una dignità unica e irripetibile. Per questo sei chiamato a splendere come una candela, come una luce, cioè a nutrire grandi ideali, grandi desideri. Non lasciarti allora immiserire da quello che è il tran tran della vita, da quella che è la quotidianità tante volte noiosa, ripetitiva. E soprattutto non lasciarti immiserire dalle persone che ti feriscono, dalle piccole cose che ti succedono ogni giorno. Infatti ogni giorno passa in fretta con le sue fatiche, i suoi dolori, i suoi problemi, ma la vita non finisce qui. Una grande missione ti è affidata e a te tocca il compito di scoprire questa grande missione che ti è stata affidata e inseguirla fino in fondo. Grazie per la tua attenzione.